Il libro è nato in realtà come tutte le cose che mi piacciono, cioè per caso. Non credo alle costruzioni e quindi se decidi di fare qualcosa non funzionerà mai. È un po' come quando ti immagini di trovare la donna della tua vita, ti crei una serie di aspettative e di ritratti già programmati, poi incontri quella più diversa e è quella giusta. E così secondo me si scrivono anche le storie. La scrittura è, secondo me, tentare di dare una connessione, un filo a una serie di elementi che arrivano incasinati e non li sai mettere insieme, un po' come la vita, una serie di avvenimenti che succedono e provi a dargli un senso e lo chiami la tua vita. E così è nato questo romanzo. Io ogni giorno vado sul mare, cammino ore sulla spiaggia e mi stupisco delle cose che il mare ci porta. Che sono le più assurde, finché sul mare trovi le conchiglie ci credo, finché ci trovi le lische ci credo, ma quando trovi delle ciabatte, delle lattine di Coca-Cola che vengono dal Giappone, quando trovi dei ganci usati dai macellai per attaccare la carne, che ci fanno in mare, come ci sono finiti? Li trovi, tutte queste cose così diverse insieme, le prendi e provi a dargli un senso di continuità. Molte delle idee di questo romanzo mi sono venute da cose strane che ho trovato sul mare, ho provato a immaginare perché erano lì e alla fine sono così strane, alle volte così collegate in maniera inquietante, che ti viene da pensare che ci sia davvero qualcosa o qualcuno che te le manda. E questo succede a me, che mi ritengo una persona quasi equilibrata, è più normale ancora che succeda a una ragazzina come Luna, che è la protagonista del romanzo e che è dotata di grande fantasia. Come tutte le persone che sono più larghe della vita cercano di compensare le ristrettezze della realtà con gli enormi spazi della fantasia.